Lidl, indisponibile Proasca, ancora una volta gioca la carta valigi. Ma sì, perché rientra Falcao e così il centrocampo è quello abituale che hanno fatto anche in Coppa Italia. Un campo difficile quello di Ascoli. Senz'altro, è sempre stato difficile, una bella squadra da affrontare. Mazzone, arriva alla prima in classifica, un trattamento particolare? Ma no, per carità, noi alla Roma non è che la tratteremo differentemente dalle altre squadre che sono venute qui. Siamo in un momento difficile, abbiamo bisogno di punti. Sappiamo della forza di questa squadra. L'Ascoli però qui a casa ha fatto sempre molto bene. Mi auguro che faccia altrettanto oggi. Abituata, si fa per dire, ad essere sempre rimontata in trasferta, stavolta la Roma ha scoperto l'affanno di dover riprendere un gol. Esaltando i timori di Lidl, l'Ascoli in effetti è partito fortissimo. Al sesto già recrimina per questo contatto in area giallorossa fra Virkgaard e Greco. Menicucci non vuole neppure sentire parlare di rigore e allora Greco sei minuti dopo si vendica. Si procura una punizione dal limite, dopo l'appoggio di Nicolini, spara in porta, Tancredi è battuto. Pirker potrebbe raddoppiare subito dopo, ma è precipitoso. La Roma si sveglia al 19°, testa di Pruzzo che impensierisce Brini. Un minuto più tardi arriva il pareggio. Gran tiro al volo di Ancelotti dal limite e si ricomincia. Una dedica per questo gol, il primo dopo l'infortunio. Ma niente, io lo dedico. Tutta la gente mi vuole bene.